Allora, secondo me si può affrontare in maniera poco più, almeno per capire meglio l'organizzazione, perché se no su noi secondo me vanno bene. Perché se non c'è una fase organizzativa, non dico forte, ma quantomeno che sia funzionale nei vari punti di tutta la città, cioè potremmo parlare di un argomento, ma si sfumano le cose. E non lo so, allora mi dà come se ben capite uno è unico, no? Napoli, in questo risultato, in tutto il territorio napoletano, quante persone si è fatto, diciamo, per virgolette referendum sul territorio? Nessuno. No, sto dicendo, per capito, stai parlando di un'organizzazione partitica. No, ma sì, dico partitica, scusa, ma io come puoi conoscere il tema ed aggregarti al tema secondo le tue competenze e capacità. Allora tolgo questa parola referente, scusa, perché non mi ha fatto bene, però non fa parte. È l'istinto. È l'istinto. Però voglio dire, se però sto cercando di. Però no, ma approccio discorso caso. Perché cosa è successo? La cosa, diciamo, quando però perché se ne sei ritrovato e non c'è potuto fare un certo tipo di cose. E quando riguarda poi una parte, diciamo, poco più simile, ma per quanto riguarda il fattore elettoralistico e elezioni, come lo vogliamo affrontare? Ciao Luigi. Poi faccio una domanda a tutti, come lo vogliamo affrontare? Il programma come lo possiamo portare sul territorio? Non sto parlando di candidati. Pasquale, scusami. Allora, io ti voglio dire una cosa. Tieni per esempio, perché no, questo voglio dire una cosa. Voglio cercare di capire. Ho ascoltato, Hai ascoltato. Voglio avere una risposta a sta cosa, perché poi sì, è bene. Io te la posso dare la risposta, ti dico, guarda, la prima cosa, noi dobbiamo incominciare, riallacciandoci a quello che dicevamo prima. Ma già lo avere, aspetta, no, scusami, ma quali sono le battaglie? Quali sono? Le battaglie che facciamo? Quali sono? Ma se vuoi dire che ci riconosciamo bene. E quali sono? Quali sono? Allora, scusami. Quali sono? Le battaglie. Per l'ambiente, per quello, per allora, ti voglio dire, Antonio ha raccolto... Ci chiamiamo 5 stelle, scusa, ma già le facciamo. Noi abbiamo... Organizzativamente, allora, è vero che dobbiamo affrontare l'elezione comunale o no? Allora io pongo il problema. C'è un'elezione imminente per 7 mesi in comune di Napoli? Sì o no? Ma l'aspetto sostanziale è che noi in questo momento non possiamo praticamente portare avanti. Facciamo parlare tutti quanti, ragazzi. Allora, amici miei, forse allora sono stato probabilmente travisato. Gennaro e Paolo probabilmente non hanno ben compreso il mio concetto. Allora, per quanto riguarda l'elaborazione di una proposta programmatica sia di suggello alle elezioni del sindaco del comune di Napoli per il prossimo anno, io preciso la questione, cioè non si tratta di elaborare un documento ufficiale che parte da questo meetup, si tratta di elaborare una proposta programmatica che verta sul verde attrezzato, sui trasporti pubblici, sui mercatini rionali e sulla raccolta differenziata, che vada alla discussione, cioè si elabori un documento non ufficiale, cioè noi non abbiamo la pretesa di esautorare le altre cioè i pareri delle altre, degli amici delle altre territorialità alla cittadina che ci sarà il 6 di luglio. Noi elaboriamo come Napoli Centro, sono d'accordo con Gennaro, non parliamo più di municipalità, parliamo di Napoli Centro. Napoli Centro elabora e stila una proposta programmatica per le elezioni comunali dell'anno prossimo alla prossima cittadina, che ovviamente deve essere sviluppata, arricchita con le esperienze, con i problemi che esistono nelle altre territorialità. E quindi sì. Poi per quanto riguarda l'organizzazione tecnica dei gazzetti, io direi di, anche se sta scemando il flusso di gente che passa davanti al gazzetto nel periodo di luglio, facciamola per questo mese, per il mese di luglio, ad agosto andiamo in vacanza.
e quindi riprendiamo nuovamente la nostra attività. Questo è quello. Allora, scusate, io non sono molto bravo, quindi cerco di fare più breve, perché molte volte ho detto tutto quello che devo dire. Un poco poco la voce, sì. Allora, noi dobbiamo credere che ormai siamo una realtà, non dobbiamo sottovalutarci. Ormai quelle che dovevamo fare, stiamo facendo. Per esempio, siamo entrati nella regione, siamo sempre di noi. Era 6-7 anni fa, eravamo uno, due, tre, c'è andato, siamo il primo partito in Italia. Forza politica, voglio essere come voglio io e voglio essere come vogliamo tutti quanti. Quindi adesso non dobbiamo pensare di gazzetti, secondo me gazzetti ci deve essere, questo non ci deve essere. Dobbiamo pensare oltre, perché siamo ormai arrivati, stiamo arrivando oltre di quello che siamo. Quindi dobbiamo pensare non quelli che possiamo fare, dobbiamo pensare quelli che adesso dobbiamo fare. Quindi dobbiamo pensare di quando entriamo, dobbiamo pensare che quasi siamo entrati nella situazione. Ormai siamo una reazione, una politica che ormai ci siamo. Quindi altri temi che era molto più importante era questo, noi parliamo, poi mettiamo in gazebo, facciamo questo. Io voglio sapere dopo che ce ne andiamo di qua, che cosa facciamo? Aspettiamo un altro seduto, un'altra gazzetta. Che cosa facciamo in privato? Io non voglio andare. Però prima che è stata la politica in votazione, non dico 100, però io ho portato il 50 voti dei familiari, dei vicini, dei amici, io l'ho parlato sempre, mi attaccavano, però io sono calmissimo. Quindi con calma gli ho spiegato, e tutti lo sanno la realtà quello che è. Non è che io devo solo per fare in modo che con la mia carriera, non per forza mi devi votare, tu devi votare non per me, ma per te. Che poi al di fuori di tutto questo io ho pensato in grande, quindi sono lei appunto, sto prendendo lei appunto quando entra la mia seduta. Non come noi entriamo, e sono tanti temi che dobbiamo fare, dobbiamo pensare in grande, e non tangenziale, depuratore, come ricostruiamo questo mare. Ormai è una città perduta, non funziona niente. Quindi sono dei temi che scrivo, poi farò bene, poi se le mie idee, poi tante, come togliere i ragazzi di sanità che con il motorino vanno avanti. Sono d'accordo. Perché non hanno niente da fare. È vero, sono d'accordo. Perché se noi creiamo il comune, facciamo delle istituzioni, creiamo dei incontro, vanno a giocare biliardi, vanno a giocare scacchi, vanno a giocare atti di bullismo. Poi che dobbiamo farli capire a loro che tu con questo motorino, prima cosa economica, che tu vai a scassare padre, prende 3-4 euro per mettere benzina ogni giorno, andare avanti di dietro. Dobbiamo fargli capire che guarda, tu con questo inquini più di una macchina, danneggi più a te e poi a me. Prima a te che sei giovane, ormai io sono giovane. Sono tanti temi che poi cose importanti, io penso, tanti fuori di questo quando ce ne andiamo con che cosa facciamo?
poi veniamo e discutiamo quello che abbiamo fatto. Pietro, no, è ma quello che vogliamo fare nel futuro. Ormai dobbiamo pensare sia una levatura, non soltanto una levatura. Che c'è da parlare, sono ore e ore, però lascio parole agli altri. Signori, buona serata. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Dai Pietro. Ciao. Ciao. Ci deve parlare? Sì. Allora mi alzo perché con questo gesto voglio rappresentare che cosa? La voglia di ciascuno di noi di alzare questa città. Va bene, la sento questa voglia, sento il fuoco sacro del cambiamento, però le gambe mi tremano e mi devo rassegnare. Perché mi tremano le gambe? Perché anche stasera ho sentito parole che non avevo più sentito. Faccio un breve elenco. Il primo, referendum. Un attimo, non esistono referendum. Referendum sono un concetto del passato. Chi ha una precedente esperienza politica è giustifica, però deve imparare. Elezioni. Basta per la elezione. Se sento parlare un'altra volta di elezioni, prendo una maschera, non ce la faccio mai sentire parlare di elezioni. Ma voi avete intenzione di andare a Palazzo San Giacomo per fare che cosa? Lo dico per l'ennesima volta, per fare che cosa? Quindi basta parlare di elezioni. Pare che ormai, diciamo, lo spirito sia solo quello di vincere le elezioni. Ma vincere non basta. Perché non basta vincere? Perché anche se vinciamo non cambieremo la città. Perché non cambieremo la città? Perché i napoletani, gli italiani tutti, lo devono volere il cambiamento. Quindi strategia, organizzazione e comunicazione sono la parte minoritaria del nostro progetto politico. Municipalità. Ma secondo voi ha senso ancora parlare di municipalità in un'ottica di città metropolitana? Non ha più senso parlare di municipalità. Allora questi meetup, che significa semplicemente incontro, significa che delle persone, una ventina di pazzi, si riuniscono in un bar qualsiasi, o a casa di Maria, che ha una bella casa al povero, per parlare di un tema, Questo è. Allora io capisco, qui ci vedo il lato positivo perché sono un ottimista di natura. La voglia di arrivare all'obiettivo, ma l'obiettivo è cambiare paese, non è vincere le elezioni. E non sono la stessa cosa, perché alle persone non farai mai venire la voglia di cambiare lo stile di vita con un decreto legge, e possiamo pure raggiungere l'85% dei consensi se la gente non vuole cambiare stile di vita, non cambierà il paese. Cosa fare? Come farlo? Quando farlo? Evitiamo un via in avanti. Un gruppo di municipalità può mai parlare del programma della campagna o anche della città? No, sicuramente no. Anche qui ci vede il lato positivo, cioè la voglia, la grande voglia di cominciare a parlare di te. Bene, nei tempi giusti. Come farlo? Io già l'ho detto in altre sedi, secondo me la modalità nuova, innovativa, apartitica, movimentista è quella di fare delle assemblee di quartiere. Facciamo delle assemblee di quartiere. La tematica, la criticità dei quartieri spagnoli, qual è la sicurezza? Andiamo in centro a parlare di sicurezza, lì, in quel posto. Allora, veramente, io
questa credo sia la terza volta che mi incazzo oggi con lui. Non voglio più sentire parlare di elezioni, non voglio più sentire parlare di referenti, non voglio più sentire parlare di altre cose che rimangono a concetti che abbiamo, scusate il termine, rottamati, non ce la facciamo più a sentire queste cose qua. Allora, secondo me, la prima cosa da fare è arrivare, non con un documento, caro, ma arrivare alla cittadina con lo spirito giusto, che è in primo luogo quello di riconoscerci. Dobbiamo riconoscerci. Una volta che abbiamo individuato nell'altro non un nemico, è un avversario, ma un compagno, un amico, un fratello di lotte, allora possiamo cominciare a ragionare. Riconoscerci su delle proposte. Su delle proposte. Secondo me bisogna in primo luogo riconoscere. Perché purtroppo la nostra comunità politica, inutile nasconderselo, è un pizzico balcanizzata, questo per svariati motivi, non ultimo le elezioni regionali. Allora forse è il caso di avvolgerci in un abbraccio fraterno e poi ripartire con grande slancio, ma tutti insieme, ciascuno con il proprio talento. Questo è quello che si deve fare. I gazebo non devono essere, diciamo così, lo scopo di vita di una persona. Cioè il gazebo non deve essere il momento in cui mi sento realizzato. Il gazebo è soltanto uno strumento per veicolare dei concetti. Questo è questo. Allora parlare di gazebo senza concetti forse non ha più senso. La campagna elettorale è finita. E se siamo in pochi a luglio e ad agosto, forse è il caso di come riformattare i concetti e poi ripartire con il gazebo. Un'ultima cosa. Allora, io penso che la sfida elettorale è una sfida importante. Siamo una forza politica, non siamo un'associazione di volontariato. Abbiamo fatto una scelta che è quella di concorrere con le altre forze politiche per il consenso. Ma il consenso si fa solo con la comunicazione. Il consenso non si fa solo con l'organizzazione e con la comunicazione. Il consenso cammina su due gambe. È sicuramente comunicazione e organizzazione, ma è anche visione e progetto. E qua torno al tema vero di questa riunione, che fino anticipando i tempi, ma con positività allacciata. Ho sentito tante proposte, bisogna metterle a regime, bisogna trovare il filo rosso che unisce tutto, e il filo rosso è la visione per Napoli. Allora la abbozzo qua, ne riparleremo, la riformuleremo, la emenderemo, faremo tante altre cose, ma secondo me Napoli ha una duplice vocazione, la bellezza e la capacità di fare le cose dei nostri cittadini, la laboriosità, bellezza e laboriosità. Sono questi i due grossi contenitori, la visione della città, nei quali inserire i temi che dovremo affrontare in campagna. Allora la visione viene prima del programma, ispira il programma, che naturalmente in larga parte non va finito, come giustamente anche Paolo ci ricordava, partendo dalla carta di Firenze, passando per le nostre 5 stelle e arrivando all'esperienza 2011, che ha visto comunque protagoniste le idee con tante persone che le hanno divulgate. Però quello che invece dovremmo fare e sul quale bisognerebbe concentrarsi è avere una visione. E questa visione, secondo me, per questa città è duplice: la bellezza e la laboriosità, che significa turismo, cultura e sviluppo, e significa lavoro, capacità artigiana, e quindi ripensare la città come distretti commerciali, e tutta una serie di disputa. Questo è quello che bisogna fare. Ora, mettere il carro davanti ai voi è prematuro, controproducente e aggiungo inutile. Mi zittisco,
mi rialzo per onore della passione di ciascuno che ci ha portato oggi qua, lascio la parola al senatore. Lo voglio dire per chi si ascolta, senatore, perché stanno abolendo il Senato. Se chi diventerà senatore quando il Senato non ci sarà più. Non ci sarà più. Un po' di voce, che dà? Aspetta, Gaetano, eh? Aspetta.